Sindaco, quella di oggi è una giornata importante per tutto il comprensorio del Vastese, perché in quest'area sorgerà questo importante hub di Amazon che darà lavoro a centinaia di persone. Beh, dalla progettazione e dai documenti allegati in sede di assegnazione si parla di un'occupazione di 1.500 posti di lavoro più altri 1.500 di indotto. Ora, anche a voler ridimensionare i numeri sono comunque tanti, quindi oggi siamo qui insieme ai miei colleghi sindaci e alla mia amministrazione, impegnati tutti nel Vastese, per ricordare quanto sia stato importante avere una posizione condivisa su una vicenda come questa, ma quanto ancora è più importante per il futuro prossimo restare uniti, compatti su un valore aggiunto che è sicuramente di San Salvo, ma che appartiene al patrimonio dell'intero Vastese. È una vittoria di tutto il territorio. Assolutamente è una grandissima vittoria, anche perché riqualifichiamo un'area ormai da 30 anni abbandonata, come si vede nell'abbandono più totale, e quindi siamo molto soddisfatti dell'unità dei sindaci del territorio. Un ringraziamento particolare al sindaco di San Salvo che si è fatta promotrice di questo evento, e quindi noi siamo sicuramente soddisfatti per tutte le ricadute che ci potranno essere in futuro per il nostro territorio. Occupazionali, economiche, sociali, di tutto, quindi stiamo parlando di 3.000 posti di lavoro che molto probabilmente non saremo neanche forse in grado di soddisfare in questo momento, e quindi ci saranno delle ricadute in tutti i sensi, quindi siamo molto molto soddisfatti. Diceva lei essere uniti, questa è stata una battaglia vinta al di là dei colori politici. Questo è tipico dei sindaci, noi sperimentiamo ogni giorno in ANCI, nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, la capacità di farsi carico dei problemi e delle soluzioni oltre ogni bandiera, quindi non è un atteggiamento del tutto ignoto a chi amministra le comunità locali, nella consapevolezza che poi le responsabilità e i dati e le conseguenze negative delle mancate scelte o delle scelte errate ricadono sempre sulle spalle dei sindaci, quindi quando è necessario sappiamo fare squadra, lo facciamo in ANCI, lo facciamo negli organismi di rappresentanza dei comuni, e in questo caso siamo stati capaci di farlo anche al di fuori dell'istituzione sindacale ANCI, ma come territorio. È una bella prova, mi auguro che riusciremo a restare compatti anche sulle sfide del futuro, prima fra tutte quella dell'ospedale di Vasto, su cui credo che condividiamo tutti sia l'importanza non solo della nuova costruzione ma anche della allocazione fisica dove era stata già decisa 15 anni fa.